Ciao a tutti, sono Emanuele Ottani, chitarrista death metal e principalmente attivo con due band che sono Demiurgon attualmente e anche Humbert, oltre a altre varie cose che magari spiegherò meglio dopo. E ringrazio sicuramente Christian perché insomma per essersi insomma interessato a quella che è la mia storia, il mio breve viaggio all'interno come dell'underground del metal estremo in Italia. Mi ricordo insomma che io fondamentalmente arrivai a conoscere questo tipo di musica in maniera totalmente autonoma, non è che abbia un passaparola, qualcuno mi consigliò, niente. Io praticamente abitavo in una zona che era basso modenese, dove dal punto di vista del metal c'era pochissimo, il metal estremo veramente il deserto, le balle di fieno che rotolano per strada, io ero isolato totalmente, ma all'epoca ero un bambino praticamente. Mi ricordo che passavo il pomeriggio quando mi erano a lavorare in questa stanza che era di mio cugino Stefano, purtroppo non c'è più, però all'epoca lui era, ascoltava queste cose qui e io rimanevo da solo in questa stanza dove praticamente andavo a scartabellare tutto fuori controllo, andavo alla ricerca di VHS particolari, chiaramente però non trovavo solo questo, trovavo varie altre cose, tipo dischi metal fondamentalmente, perché lui era un grande appassionato di questo genere, quindi io scoprì autonomamente, proprio tirando fuori qualcuno qua, proprio non ne capivo assolutamente nulla, ma mi ritrovavo questo degli Slayer, quest'altro Iron Maiden, varie robe che potete tranquillamente immaginare, alcune mi piacevano, altre non le potevo capire, ecco. 12 anni, 13 anni, quello che era, e però comunque ero attratto dalla visuale, ero attratto da queste copertine, ero attratto dalla musicalità che dava comunque la chitarra distorta in particolare, che mi sembrava assolutamente interessante, che ne volevo sapere sempre di più. Mi viene in mente un particolare, un disco, perché all'epoca non c'erano solo i vinili, cominciavano ad esserci i CD dove c'erano gli rack con i musicassette, la radio con l'equalizzatore, c'era il giradischi, ma all'epoca c'era già il cordino AUX, come la gente attaccava il lettore CD, che all'epoca era separato perché era la cosa nuova, e mi capitò in mano questa cosa qua. Chi lo conosce, questo coso qui è un Breathing the Spawn dei Suffocation, le 93, 25.900 lire, mi capitò in mano, che ero un bambino, come dicevo prima, e guardare adesso che gente c'era dentro, erano allucinanti, un'informazione incredibile, Doug Cerrito, Mike Smith, insomma, li conoscete. Io ascoltai alcune tracce di questo disco e mi fece veramente cagare, la merda. Io non potevo capire come mio cugino, che si è speso dei soldi su questo disco, perché all'epoca si compravano spesso a scatola chiusa perché non c'era il pool, eccetera. E questa cosa mi fa molto ridere, perché ovviamente da lì io accantonai il death metal, la voce, il growl e tutto, il blast beat, e non capivo assolutamente nulla, lo accantonai in un angolo della mia testa, quello, non voglio più sapere niente di questa roba qua, non mi interessa. Questa cosa mi fa molto ridere perché 28 anni dopo, quelli che sono, forse di più, io ho perso il conto di quante volte ho visto dal vivo, quanti CD, dischi, quante magliette gli ho comprato a questi ragazzi qui, nelle varie fasi poi che hanno avuto dopo, fino allo Spire del Santo, quando sono ripartito, loro mi hanno accompagnato più o meno, c'erano già all'inizio, anche se io non capivo assolutamente niente. Questi sì, sono stati la mia guida, come si potrebbe dire. Comunque, brevemente arriviamo ai primissimi 2000, 2001-2002, dove tramite un amico che poi entrò nel gruppo, si chiama Daniele Venicasa, io conobbi Valenti, Riccardo, batterista anche lui, appassionato di questo genere, anche di black metal, ma anche di death metal, quindi cominciammo ad avere
un embrione di quelli che furono gli Hatred, poi il mio primo gruppo, e noi avevamo appunto questa volontà di mettere insieme un muro di riff e un muro di suono che avesse anche però una forma di brano agevole, diciamo così, da un punto di vista ma questa cosa durò poco, perché fondamentalmente in quella fase si ascoltava anche molto Thrash Death, si ascoltavano queste cose qui, e arrivammo a registrare il primo demo bar P, come lo vogliamo chiamare, 4 tracce, si chiamava Entity, di cui però non è che eravamo troppo soddisfatti, perché contemporaneamente noi scoprivamo un mondo, arrivavano dei dischi allucinanti che noi scoprivamo o che uscivano lì, e uno di questi è sicuramente, adesso non lo trovo più, questo qua, Decapitated, Points of Creation, basta, questo ci arrivò in mano, qua del 2000, no? Poi ovviamente arrivò in mano a noi un paio di anni dopo, perché all'epoca non è come adesso che con YouTube tutti hanno accessibilità al disco subito, usciva un disco e poi se era bello girava, e comunque soprattutto per uno sperduto come me geograficamente arrivava dopo, lo conoscevo dopo. Questo qui è un disco assolutamente incredibile e che mi fece capire che prima non avevo le idee chiare, adesso mi avevano spiegato cosa volevo questo. Volevo questo qua, se lo mettete su ancora adesso è allucinante dall'inizio alla fine. E oltre a questo uscivano anche Hate Eternal, Nile, era uscito Black Seed of Vengeance, era uscito King of All Kings 2002, se non mi ricordo male, erano quegli anni lì e ne uscivano una valanga dalla Polonia. Io avevo in particolare, mi si era, a parte i Vader, comunque c'erano tanti gruppi polacchi che avevano creato una loro suono, una loro scena che mi interessava tantissimo e mi piaceva molto anche il loro approccio alla chitarra, al suono. Infatti mi presi un amplia transistor mentre tutti lo volevano a valvole, perché cercavo di imitare quel suono lì. E, per quanto riguarda gli Hatred, però comunque cambiò veramente tutto dal punto di vista del songwriting, della composizione, capimmo meglio quello che dovevamo fare, da lì cominciamo a lavorare, la strada era lunga comunque per arrivarci, ma da lì cominciamo a lavorare un bel po', perché comunque io avevo come chitarra l'intenzione, finalmente avevo anche un esempio concreto di come si poteva articolare un riff che avesse una melodia, che avesse comunque un'atmosfera e che fosse tagliente nel suono e che fosse anche alternato con delle triplette pennate, down picking, e comunque il palm mute tu lo dovevi sentire coi piedi quando lo alternavi al riff tagliente, prima ancora che con le orecchie, perché doveva avere questa alternanza veloce ma comunque comprensibile, allo stesso tempo violenta. È un concetto abbastanza complesso quello che avevo in mente, infatti lo capii con questi dischi, e comunque era tutto, secondo me è la parte più interessante, perché comunque quei primi tempi lì dove tu cominci a ingranare veramente la passione di questo genere, e allora ti cimenti anche nel disegno del logo, che non so, io quello degli Hatred lo disegnai su una busta del pranzo, era un turno di notte, quindi ero in pausa e disegnai il logo degli Hatred, che poi andò su sia sul demo che sull'album derivato da quello, e comunque conoscevi persone che erano estremamente appassionate, in questo caso amici anche, dopo forme degli amici, in questo caso per esempio io conobbi Mirko Virdis, conobbi gli altri ragazzi, Alberto Baroni, all'epoca Alberto Dettori, e lì l'anno dopo credo
demo degli Etra, infatti nacquero anche gli Ambert, che sono l'altra grande strada che mi piace sperimentare con questo genere qui, e quindi il brutal death metal, quello più groove, quello un po' più marcio se volete, ma comunque sempre comprensibile, perché io non sono mai stato un grandissimo fan dell'estremo marciume, ma comunque io nella ricerca della deviazione musicale ho sempre cercato molto di rimanere comprensibile per quanto possibile su questi generi qui. Io mi ci trovavo veramente a mio agio, se andava ai festival all'estero, insomma, c'era il Neurotic Festival, appunto, c'era Mountain Sotte, questi festival qui dove comunque trovavi quello che cercavi se eri appassionato di questa musica. E non solo, c'era anche c'erano anche vari concerti più piccoli che si continuavano a generare una volta che tu avevi comunque una possibilità di fare qualche chilometro in più con l'auto, eccetera eccetera. E mi ricordo in particolare un locale che si chiamava Scream Bloody Gore, dopo si chiamò Chromium. Comunque da lì passarono tantissimi gruppi validi di proprio quella fascia che interessava a me. Cioè non erano i gruppi enormi, non erano i gruppetti locali, ma erano tutti quelli o fuori regione o esteri eccetera, di un certo livello, che per me sfornavano idee interessanti quel periodo lì. E quindi io me ne sono goduti, e tra l'altro per quanto riguarda specificamente per esempio gli Ambert, mi ricordo che una sera 2005 c'era una serata grindcore con Cockeyball Torture eccetera, c'erano anche due minuti greca bolognesi, e però in mezzo a questi c'era un gruppo death metal che veniva da fuori, appunto, ed erano questi qua, Septical Gorge. Questo era Delivering the Mutilation, quattro pezzi che però io sono colato, vi ho detto bene, se no, cioè gli Ambert erano nati da qualche mese, detto bene, io so. Beh, questo qua è veramente un grandissimo esempio secondo me di quello che circolava all'epoca, e era veramente valido. Infatti dopo loro hanno fatto la loro strada. All'epoca sì, in particolare mi ricordo che comunque, cioè, c'era la macchina era il luogo deputato al giudizio dei dischi degli altri, tuoi se li facevi sentire, però comunque tu andavi ai concerti, che fossero all'estero, che fossero vicino a casa, beccavi persone, che fossero amici, che fossero sconosciuti, vieni in macchina, ti faccio sentire questo, oppure andavi con gli amici al concerto, 4 ore in macchina, ascoltavi 1000 CD. Oggi le macchine non hanno neanche più lettore CD. Mi fa ridere appunto che comunque ci si ritrovava. Io mi ricordo appunto che nel parcheggio del credo Mountains of Death, io feci sentire a Ciccio dei Putrenti e altri che erano lì con lui la preview di quello che sarebbe diventato lo split degli Ambert, che sarebbe uscito subito qualche mese dopo. Fate lì 2006-2007 esce lo split con i Recreant, 4 pezzi, registrato in cantina, registrato con i mezzi che si avevano, ma comunque con tantissima passione, perché si sente. All'epoca c'era al basso Nicola Degli Angeli, che è molto bravo, che poi aveva una fortissima influenza Cannibal Corpse, infatti si sente. E sono particolarmente affezionato a quel periodo lì, perché comunque, come dicevo, c'era tantissima persona, anche Alberto Lettore, lui disegnò il logo in vari tentativi, partendo da stampando, no, il nome Ambert in stampatello, poi da lì partiva, ricamava a mano, si disegnava, facevano, c'era tanta carta che girava, comunque non ho conservato niente. Anche di quello che facevo io, si scrivevano i testi su carta, le tabulature, tutto registrato io, tutto bravo. Comunque continuiamo a fare live in tutta Italia con Hatred e Ambert, anche comunque
e nonostante avessimo solo quattro pezzi andavamo a suonare lo stesso, infatti durava 20 minuti il nostro concerto, mi ricordo le prime volte, però comunque ci prendevamo su e lo facevamo. E poi ci sono stati dei cambi di line up, cambia il bassista, siamo stati un lungo periodo senza bassista, e alla voce cambiò ed arrivò un ragazzo che si chiamava Andrea Malfatto, Babu, che secondo me è uno degli esempi più calzanti per quando si vuole raccontare la scena underground di quegli anni lì, perché comunque lui era un ragazzo più giovane di me, aveva già il suo gruppo bello avviato, si chiamavano Obnailed di Ferrara, avevano fatto anche un tour nel 2008 con il tour Soft Torture, un grandissimo conoscitore di questo genere qui, conosceva veramente tutti i gruppi, era super appassionato, viveva proprio in maniera totalizzante questa musica qua, e in generale la musica, ma in particolare questa, perché comunque riusciva ad avere un rapporto molto viscerale con quello che faceva le copertine, disegnava i loghi, questo lo faceva anche detto prima, ma in particolare Babu, io mi ricordo che era, ci perdeva il sonno, no? Per scrivere un testo, tu magari avevi fatto le prove, avevi composto un pezzo che era particolarmente articolato, quindi cercare anche di avere un riscontro dal punto di vista della voce, solo su come andava cantato un pezzo così articolato, lui non ci dormiva la notte, il giorno dopo ti tornava con Filaments of Uterine Remains, un testo incredibile che era a metà tra lo splatter, il medico, e poi lo andavi a leggere, parlava di tutt'altro, aveva due o tre livelli di lettura, quindi ci vedeva che comunque ci metteva delle energie, ci metteva del tempo, ed era anche conosciuto, infatti, per cui aveva tantissimi contatti, tantissimi amici, nel genere aveva partecipato a un sacco di eventi, insomma era una figura trainante, io non so come altro definirlo. Tu ti sentivi di dover darci su, di dover pedalare dal punto di vista della passione, dell'impegno per starci dietro, e io appunto purtroppo non c'è più, ma conservo un ricordo, penso come tutti gli altri, di una persona che era, lo viveva intensamente e lo viveva come andava vissuto, secondo me. E lui entrò negli Amberte, ci stette negli Amberte un anno e mezzo, due, non ricordo bene esattamente quanto, però sfortunatamente noi preparavamo l'album, il primo album che doveva diventare il primo fallente degli Amberto, purtroppo non registrammo mai nulla con lui, ma si può sentire anche su YouTube, credo che ci siano dei live anche, a cercare gli Obnello o anche i Discordance, erano l'altro gruppo dove militava, veramente validi e si vedeva, insomma. E comunque lui, dico questo perché comunque era, ha fatto crescere il gruppo parecchio, per queste cose qui, per come la viveva, e io da lì io conservo ancora la passione per le cose articolate, inusuali, evocative anche se vogliamo, e che poi sono rimaste negli Amber come idea, anche quello che è arrivato dopo, se andiamo a leggere i titoli di quello che è stato scritto dopo, è rimasta questa impronta qui, ecco. Comprensibilmente quindi rimaniamo fermi un paio d'anni, mentre invece con l'altro gruppo, gli Hatred, proseguiamo e finalmente arriviamo a avere un album completo che poi uscirà in ritardo nel 2011 comunque, e 10 tracce, ci abbiamo messo molto anche a metterlo insieme perché comunque io ho un'idea e ce l'ho tuttora di un album che sia costante come sostanza, no? come si dice, all killer no filler, come dicono quelli bravi, nel senso che comunque non devi avere dei cali di tensione durante l'ascolto, ma non ti devi annoiare, le tracce non devono calare di intensità durante il disco dall'inizio alla fine. Ho sempre avuto questa idea
di un album come di una massa compatta dove tu puoi cominciare in qualsiasi punto ad ascoltarlo e trovare comunque gradevole il seguito dell'ascolto e ripartendo poi da capo. E questo album qua si chiamava The Bleeding Architecture. Trovammo numerosi live in giro per l'Italia, anche qualche capettina all'estero come Malta del Fest, insomma. Scambiamo molti palchi, condividiamo molti palchi con altri gruppi esteri e italiani, e sicuramente questo ci fece crescere, ci fece maturare, tanto più che progressivamente stavamo cambiando e stavamo orientandoci verso atmosfere più cupe. Dopodiché arrivammo a registrare due pezzi che andarono a far parte di uno split, il Quadrum Plug Split, che fu pubblicato dalla Coyote Records russa con i Chenot of Turkey, con Immortal Torment greci, Demoniaca Genuflection che erano americani, e quindi comunque c'eravamo già fatti sentire all'estero, comunque ci includevano insomma in quelle che erano delle pubblicazioni anche straniere, però noi intanto eravamo cambiati al punto che decidemmo di cambiare nome per seguire appunto questo nuovo corso che stavamo portando avanti, perché comunque noi abbiamo sempre un po' sperimentato, portato avanti delle cose nuove. Per esempio cominciamo a comporre dei pezzi che sono più oscuri, sono più dissonanti, sono anche suonati diversamente. Ci sono dei pezzi tipo Pillars of an Inverted Creation che ha dei riff che sono suonati con la leva più che con il plettro, e questa cosa funzionava secondo me, quindi portiamo avanti tutta una nuova filosofia di come comporre i pezzi. Intanto si evolve anche dal punto di vista lirico la questione, perché entra in gruppo anche un ragazzo, si chiamava Umberto Poncina, si chiama Cor, e qui aveva anche al basso, aveva anche un background di tipo filosofico teologico, quindi non mi sto ad entrare più di tanto, però comunque nella scrittura dei testi anche contribuiva insomma a questo nuovo corso nel primo periodo di quelli che sono stati i Demiurgon, da quando sono nati fino al primo album, che si chiama Above the Unworthy. Anche qui un album che ci ha messo un po' a venire fuori, ma che fu pubblicato poi da Ungodly Ruins, etichetta russa, che devo dire ci trattò molto bene. Ci fece il digipack, ci fece dei poster, ci distribuì insomma per la sua dimensione molto bene, e devo dire che comunque il disco è stato apprezzato anche questa volta molto più di quello prima anche, ci chiamavano insomma le interviste, le zin, le recensioni, praticamente era un ottimo riscontro, quindi cominciamo ad avere sempre questa attività live, ma che comunque andava all'estero molto di più di prima, e questo l'ho notato proprio da questo disco in poi. Per quanto riguarda gli Umberto invece, ripartimmo intorno al 2011-12 perché avevamo molto materiale scritto che fu lasciato lì, e avevamo deciso comunque di ripartire, di registrarlo, e poi vedremo. Nel frattempo era entrato anche in formazione un bassista nuovo, si chiama Marcello Tavernari, comunque lui è attivo anche nei Logic of Denial, altro gruppo della scena. Poi alla voce entrò In Extremis, proprio stavamo registrando quando entrò in gruppo, Michele Sassano alla voce. E questo album si chiama The Racinated Celestial Oligarchy, tanto per stare in tema di cose articolate. Devo dire che registrarlo fu un parto abbastanza complicato, perché comunque noi venivamo da una situazione un po' traballante, e nella nostra disorganizzazione io decidemmo una mossa che poi fu vincente, cioè nel senso noi
registrammo qui, poi mandammo per il mix e master giù al 16 server. Devo nominare Stefano Morabito assolutamente, perché lui salvò questo disco dalla nostra disorganizzazione. E pur mantenendo comunque un'impronta molto personale, credo, perché in quel periodo lì si dibatteva anche molto del fatto che c'erano degli studio che erano ottimi, tu andavi lì, però praticamente avevi sempre le band che passavano da certi studio, avevano lo stesso suono, molto simile. Invece devo dire che passare a Morabito ci ha a un certo punto fatto un ottimo lavoro sul disco, mantenendo comunque quello che volevamo, no? E qui cominciano degli anni abbastanza intensi per me, perché comunque esce questo disco, esce poco dopo Above the Unworthy dei Demiurgon, quindi entrambe le band suonano live spesso anche all'estero, e quindi mi trovo a fare dei giri un po' folli, tipo una volta sono in Germania con i Demiurgon, poi a un certo punto devo essere a Roma con gli Amber, quindi mi scaricano dal furgone, prendo l'aereo da Roma, e in quel periodo lì faccio anche tantissime altre esperienze, perché comunque entro dal 2012 anche nella formazione live dei Valgrind, quello che era il loro ritorno dopo il disco si chiamava Morning Will Come No More, sul quale io tra l'altro partecipo con qualche solo. E lei anche lì si comincia con tanti live a seguito di questo disco con loro. Poi nel 2014 entro in contatto con Michele Montaguti, Michele che quindi stava rimettendo in piedi di Electrocution, una band di un certo peso, e quindi lo aiutai a portare live, sempre come chitarrista live, come una esperienza molto breve ma molto intensa. Mi ricordo un paio di live, uno era a Brescia, contribuire a riportare sul palco una band di questo peso sicuramente era stata molto intensa, breve ma intensa. E poi entrai anche negli Young Creation, che è un'altra band death metal di Parma, dove ero stato contattato da Vincenzo Bianco, che suonava con me il basso nei Valgrind precedentemente, e lui veniva anche lui dai Morbid Upheaval, che erano un'altra realtà che aveva avuto la loro storia underground dei primi anni 2000, e anche lì viene pubblicato, io non ci registro nulla, ma c'era Overwhelming Chaos, che è il disco che esce, io compaio comunque nella formazione, cominciamo a fare vari live anche con loro. Diciamo che mi esplode la testa, perché comunque io ho 24 ore al giorno, non ne ho di più, devo anche lavorare, e si fa molta fatica a stare dietro tutto questo, quindi piano piano stacco un po' la spina, esco dai Valgrind, con gli Electrocution dura pochissimo, perché chiaramente non ho il tempo stare dietro una band che aveva un obiettivo con delle esigenze diverse, e neanche dopo quegli altri, diciamo, un certo periodo termina lì. Comunque quegli anni c'era anche la mia collaborazione con dei ragazzi che sono parte del circolo Twilight di Fabrico, la Bassa Reggiana, che era stato fondato, diciamo, da Stefano Borciani, che era il cantante degli Hatred e il cantante di Demiurgon, e proprio con l'obiettivo di organizzare concerti, quindi si organizzavano concerti, io aiutavo con candine, montavo a montare palchi, battevo il barista, un po' di tutto, e mi ricordo che comunque si facevano tantissime date di tutti i generi, in particolare metal estremo, chiaramente, perché era il nostro gusto, ci partecipava anche gente come Andrea Ferrari, comunque era il bassista dei Morbus, che era una band veramente valida anni 90, death metal. Quindi c'era questo background qui, e da lì nacque anche il Lowlands Death Fest, ci furono più o meno 8-9 edizioni a partire dal 2009, credo, e passarono lì tantissimi gruppi italiani, non so,
nel settomi piuttosto degli outpanel, sono stranieri, perché comunque passavano da lì anche i gruppi importanti, come i Warmen. Nella fase successiva io mi concentro solo sulle mie due band, sono i Demiurgon e gli Amberto, quelli che erano, quelli che saranno poi i due album successivi, sono per quanto riguarda gli Ambert, cambiamo bassista altre due volte perché entra prima Umberto Concino, poi arriva Luca Marani. E arriviamo a un certo punto che registriamo un altro disco, 10 tracce, si chiama Flash Forget Columns of the Sea, anche qui sempre ricordandoci da dove veniamo. Questa è stata una grande soddisfazione, perché comunque ci fu tantissimo impegno profuso nel mettere insieme quest'album, come arrangiamento, sentiva un po' più maturo sicuramente di quello prima, registrato meglio, anche qui si torna da Morabito, soprattutto ancora una volta il lavoro di Morabito di come è uscito, e io anche qui sperimento di nuovo con delle piccoli dettagli che comunque, non so, su mille che lo ascoltano, in quattro li sentono. Nella prima traccia del disco arrivi alla fine, che praticamente parlavo con Saul, dicevo, alza il volume, proprio il riff finale si alza progressivamente di volume fino a clippare sempre di più, poi senti quel di fondo che tu senti questo disturbo e va sempre più a degradarsi il suono in questo modo finché la canzone finisce. E da lì parte un clip audio di un contatore Geiger, no, perché la canzone era Tumults of Collective Anguishes, era dedicata, cioè aveva una lirica incentrata insomma sul nucleare. E sono questi piccoli dettagli che insomma non li sente quasi nessuno, ma che a me mi esalta. Poi quando pochi mesi dopo, insomma, sembrava che andasse tutto bene, perché si parlava anche di Stati Uniti, di cose del genere, ma procrastinammo per questioni di lavoro, eccetera. Purtroppo venne a mancare Mirko, il nostro batterista, fondatore del gruppo, fin dagli esordi era sempre stato lui il motore, insieme a me, Alberto, Uwe, Baroni, che erano quelli rimasti del line-up originale, e avevamo composto tutto io e lui fondamentalmente fino al tutto si fermò. Era una persona estremamente appassionata anche lui, aveva il suo modo di suonare che veniva da un background che era trash, poi era in famiglia si suonava la batteria, quindi sentiva comunque che arrivava da delle esperienze che poi lo portavano nel suo essere comunque appassionato di questo genere ad avere delle soluzioni che erano pensate con del gusto, e comunque aveva un tocco abbastanza personale, molto pestato e molto pesante, molto groove, che gli consentivano di anche se non andavi a 300 di bpm dava questa impressione di treno in corsa, che si sposava molto bene invece con il resto di noi, quello che gli faceva molto. E lui infatti era anche molto attivo con altre band, thrash metal, i Bad Maze, altri gruppi prima, gli Al Jaira, altra bella band, quella peccato, perché era una persona veramente appassionata, tanto che mi ricordo che una delle nostre prime magliette che stampammo aveva questo mostro in bianco e nero con i loghi, insomma, un po' a primi anni 2000, e lui era talmente preso comunque che tempo dopo si tatuò questo artwork sull'avambraccio, quindi diciamo che ormai insomma, l'esperienza Amber si è fermata lì, sono passato qualche anno. C'era già del materiale scritto, c'era già tante cose che stavano portando avanti e vediamo, insomma. Come Demiurgo comunque si prosegue avanti fino alla composizione del secondo album che esce per Everlasting Spew, entriamo in studio di registrazione e come al solito cercando di fare un magma unico di sostanza,
di intensità dall'inizio alla fine, che non abbia dei cali di tensione, che non abbia dei cali di concentrazione senza filler, diciamo. Si sperimenta anche abbastanza, perché comunque di nuovo si cerca di portare qualcosa di nuovo, si passa alla sette corde con una cordatura particolare, e nella stesura dei pezzi comunque si cercano comunque idee nuove, e anche la voce, Stefano Bocciano, il Borci, comunque sperimenta anche lui con le liriche, perché alcuni testi sono interamente in italiano, e questa cosa può non piacere, ma secondo me non siamo sicuramente i primi a mettere l'italiano nel metal, ma a metal estremo, ma non a tutti piace, ma per me può funzionare, perché se uno ha a scegliere le parole con un attimo di usta, scusate il dialetto locale, se uno sceglie le parole con un po' di criterio, perché magari insomma, se tu hai un vocabolario decente a disposizione, puoi scegliere le parole adatte per cercare di fare un testo che sia evocativo e si sposi bene anche con il death metal, e per me può funzionare, soprattutto non tanto per il pubblico italiano, che magari ha l'orecchio abituato all'italiano e magari non ha questa percezione del tutto positiva, ma soprattutto all'estero, perché magari un madrelingua inglese, tu lo metti davanti a un testo con certe parole italiane in connubio con death metal, certe atmosfere, gli risulta particolarmente evocativo, e secondo me può funzionare. Non è semplice, ma secondo me è una buona idea. Poi comunque in generale noi ci impegniamo anche abbastanza a cercare il suono giusto, come ampio, come sempre, però comunque c'è sempre un certo impegno, cosa che comunque nella ricerca del suono, nel reamp, la testata, il microfono, la posizione, fai mille take, questo e quell'altro, e poi ultimamente secondo me in questo periodo non c'è molta soddisfazione a fare questo, perché poi la gente ti ascolta da YouTube, comunque hai un po' di compressione, non è così male, oppure però poi ti ascolta dal cellulare, da queste cassettine microscopiche, ti ascolta in macchina con la connessione Bluetooth che comprime ulteriormente e rende le chitarre, diventano una poltiglia impossibile da salvare, e poi con queste casse Bluetooth terrificanti veramente si perde qualsiasi impegno tu abbia profuso precedentemente nella ricerca del dettaglio audio sonoro, diciamo. Infatti mi ricordo che quando abbiamo registrato prendevo in giro Claudio Bulas, registravamo, guarda, tutto il tuo lavoro, no? E acquistai appositamente per lui questa cosa qui, e guarda, tutto il tuo lavoro, il tuo studio di registrazione, poi ti ascoltano da qua, porca troia. E vabbè, divertente anche a ricordare qualche cazzata in tanto, in generale, però comunque l'impegno non è mai mancato, e comunque l'album è stato recepito bene, e da lì partono vari live nuovamente, anche dei tour a quali purtroppo non partecipo perché impegni di lavoro, la vecchiaia incombe, quindi penso che sia stato fatto un tour con i Bloodtruth, non c'ero, altri due tour europei, non c'ero, comunque io continuo la mia attività di composizione principalmente, e quando posso live, e questa cosa continua anche perché noi poi abbiamo fatto durante la pandemia vari lockdown che ci avevano chiuso la sala prove con gli strumenti dentro, comunque noi riuscimmo alla fine a far uscire un EP in collaborazione anche qui con un fumettista Rossano, perché Borci è appassionato di fumetti, quindi c'è la copertina fatta da Rossano, questo qui che si chiama Il culto cannibale, appunto, dove il testo era derivato da una serie di fumetti. Poi facciamo anche un 7 pollici dove riarrangiamo i due pezzi che erano stati pubblicati una volta come A-Thread nello split,
e che noi volevamo dargli maggiore fortuna, diciamo, nuova vita, come Demi Urban, abbiamo registrati e abbiamo fatto questo piccolo 7 pollici con la copertina disegnata da Nabil Lupidi, un'altra persona che deriva anche lui dagli anni 90, ha fatto mille esperienze, anche lui molto legato a quegli anni, attivo tuttora con i suoi Hateful, ha avuto mille band che non sto a elencare, insomma anche i Valli degli stessi. Lui comunque ha una concezione anche lui di un death metal, lui bassista cantante, ha l'attenzione al dettaglio che a me piace, sia nel come si suona, nel come si registra, nel come si scrive, nel come si fa il testo, come lo si canta, alla copertina, a come metti giù il booklet, capito? Questi dettagli qua, infatti lui fece questa copertina per, questo, per noi, per questo 7 pollici, che è fatta, è un dipinto, vero dipinto su tela, poi portato dal fotografo, fatta la foto, riportato in digitale, poi diventa a far parte del disco, si chiama Caldo by Iconoclast, ormai siamo arrivati ai giorni nostri, perché è una roba di poco tempo fa. E si prosegue su questa linea tuttora, come Demi Urban, mentre con Umberto vedremo quello che si riuscirà a fare, se si riuscirà a fare. E direi che più o meno sono arrivato a ieri l'altro, e quindi grazie a tutti per chi mi ha seguito fino a qua in questo mio viaggetto nell'underground. Spero comunque di aver trasmesso quello che era, in particolare la passione, l'atmosfera che c'era tra quello che ho visto io, insomma, fine anni 90, inizi 2, soprattutto i primi anni 2000, e che poi in certe persone è rimasta viva fino ad oggi, e che continua in qualche modo a essere perpetrata da ottime band nuove e meno nuove.